Riaprire l'Abruzzo dando nuovi orizzonti e nuove prospettive di movimento anche nelle zone più interne, che a causa della loro conformazione risultano ostiche da collegare. Questo è l'obiettivo posto nel nuovo progetto proposto dall'associazione politico-culturale Marea dal titolo La Ferrovia oltre Teramo. Per cercare di trarre delle conclusioni al riguardo, si è svolto a Montorio al Vomano un convegno pubblico in cui l'associazione ha esposto i punti di forza per la creazione della linea ferroviaria Teramo-Montorio-Capitignano. L'Aquila, progetto volto a creare una dignitosa viabilità regionale ed extraregionale anche per le zone più interne. Noi crediamo che la ferrovia, quel binario tronco da Teramo, deve sfondare verso l'interno su questa area che da Montorio addirittura poi ci ricollega a quella che era la vecchia linea Capitignano-L'Aquila. Perché in altre parti queste cose si fanno? In molte aree, soprattutto interne di montagna, dove ci si arriva a sciare con il treno, noi abbiamo la necessità di recuperare un pezzo di territorio dentro il parco nazionale, dare la possibilità alle persone della mobilità sostenibile e rendere forte quest'area che ultimamente viene un po' emarginata appunto per la questione sia sotto un punto di vista turistico, ma anche del numero degli abitanti che scende paurosamente. Noi dobbiamo riattivare questa pratica e secondo me la linea ferroviaria è quella che può dare un ulteriore sviluppo. Presente all'incontro anche il candidato alla presidenza della Regione Abruzzo, Luciano D'Amico, che ha sottolineato l'importanza della presenza nel proprio programma elettorale della così denominata cura del ferro, ovvero del potenziamento della rete dei collegamenti ferroviari. Il trasporto pubblico locale va potenziato in tutti i modi possibili e soprattutto va reso sempre più compatibile con il rispetto dell'ambiente e con il diritto dei cittadini alla mobilità. Da questo punto di vista le nostre iniziative sono tante, fra queste iniziative rientra sicuramente il potenziamento della rete ferroviaria locale, dei collegamenti sulla rete già esistente e dei progetti di adeguamento e di sviluppo per fare in modo che ci si possa muovere rispettando l'ambiente con comodità e secondo le esigenze dei singoli abruzzesi.